adesso, adesso vale. Allora, benvenuti al panel del Collaborative Knowledge Building Group, un panel dal titolo Cross Boundaries, transizioni educative ai confini tra scuola, università e lavoro. Quindi per noi voleva essere un po' un'occasione per riflettere su appunto le transizioni da un contesto formativo all'altro fino all'università e lavoro, cercando un po' l'obiettivo di cercare di individuare temi dinamiche comuni nelle transizioni tra i diversi contesti e riflettere un po' anche l'idea era anche di provare a pensare a possibili tracce di piste di ricerche future, ovviamente in maniera collaborativa tra i diversi partecipanti. Volevo dire anche due parole sul Collaborative Knowledge Building Group, è un'associazione piccola rispetto alle altre che si sono interfacciate in questo congresso, però comunque solida perché esistiamo da 12 anni, siamo più o meno una cinquantina di soci, accomunati dall'interesse sullo studio sulle tecnologie nei diversi contesti, in modo particolare nei contesti formativi. Abbiamo una rivista che è QWERTY, che è ultimamente è anche stata inserita su Scopus, quindi nata come una rivista che doveva essere un po' una cosa per noi, per un forum diciamo, di riflessione tra di noi. Siamo riusciti a crescere grazie a un comitato editoriale di volontari, ma di gente appassionata che lavora in maniera seria, ormai quasi professionale, potrebbe essere una loro nuova professione comunque, insomma. Abbiamo avuto insomma, grandi riconoscimenti, torno appunto dalla Norvegia dove mi hanno detto che è stata inserita tra le riviste accreditate anche lì per le pubblicazioni. Quindi vi invito ad andare a dare un'occhiata sul sito ckpbg.org/QWERTY. Niente, detto questo, c'è qualche problema? Tutto bene? Posso procedere? Possiamo procedere? Detto questo, io annuncio brevemente i tre partecipanti perché abbiamo avuto purtroppo una defezione all'ultimo minuto, quindi c'è la presentazione di Cesareni, Michele e Sansone, poi Amenduni e me stessa, Ligorio, poi ci sarà la presentazione di Ambrosino dell'Università di Salerno. Questo velocemente. Adesso do la parola a Donatella Cesareni dell'Università di Roma e Federica Michele che è Nadia Sansone, no? Nadia ascolta. Niente, lascio poi il compito di autopresentarvi. Lì bisogna accendere, è già acceso. Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Diciamo che questa nostra presentazione è una presentazione un po' di primo impatto con l'idea dell'alternanza scuola-lavoro, la prima esperienza che facciamo e abbiamo cercato appunto di collocarla in un framework teorico e di cercare di appunto trarne indicazioni per possibili altri interventi, per possibili altre ricerche in questo campo, che sembra essere un aspetto, una parte molto interessante insomma della scuola, anche se sappiamo appunto che l'alternanza scuola-lavoro sta subendo anche adesso rivisitazioni, non sappiamo che fine farà, perché dal punto di vista politico ci sono, con il cambio di governo sappiamo che ci sarà qualche rivisitazione. Però a noi è sembrato un aspetto molto interessante. Perché? Perché appunto è importante per i ragazzi che frequentano la scuola avere un primo contatto con il mondo del lavoro, cioè comprendere che cos'è il mondo del lavoro e comprendere quali competenze devono costruirsi per affrontare lo scenario attuale. Sappiamo appunto che il 65% dei ragazzi che vanno adesso a scuola fra 20 anni farà un lavoro che ancora non esiste. E quindi non è necessario che imparino un determinato lavoro, ma che si accostino al mondo del lavoro per comprendere la complessità, per comprenderne le regole del gioco in un certo senso. È necessario quindi che i ragazzi si formino delle competenze per affrontare problemi complessi. Qui sono le competenze del XXI secolo, ve le risparmio perché ne abbiamo parlato abbondantemente in tutti questi giorni. E pensiamo che l'alternanza scuola-lavoro, definita come apprendimento tramite esperienza di lavoro,
sia un elemento molto importante, specialmente per i ragazzi di licei che non hanno un contatto diretto con il mondo del lavoro, per acquisire quelle competenze, quelle soft skills che sono necessarie per lavorare con gli altri, per lavorare in modo collaborativo, per utilizzare le tecnologie, per saper fare tutte quelle cose che il mondo di un lavoro, del lavoro complesso, al quale loro si stanno preparando, richiede. Sappiamo che ci sono state molte criticità in questi primi anni di avvio, perché ci sono state scuole in grado di organizzare pienamente questa nuova attività, e ci sono state scuole invece che hanno un po' buttato i loro studenti qua e là a compiere esperienze che a mio parere sono comunque formative, ma che forse sono lavorare per 400 ore in un fast food o cose di questo genere non è quello che si chiede, una settimana basterebbe come esperienza in quel caso. Mentre ci sono state invece delle esperienze molto interessanti condotte con enti di ricerca come il CNR, l'ITD, ad esempio Stefania Manca ce ne ha portato in letteratura alcuni esempi, e anche con università, come credo che tutte le esperienze che vengono presentate qui sono esperienze, perché purtroppo le insegnanti invece che dovevano essere presenti sono assenti a causa degli esami di maturità, esami di Stato. Quindi quali esperienze sono importanti nell'alternanza scuola-lavoro, per quali apprendimenti? Noi abbiamo cominciato, ci siamo trovati come gruppo di ricerca buttati lì quando la facoltà di scienze della nostra università di Sapienza ha organizzato esperienze di scuola-lavoro, alcune relative alla robotica educativa, altre relative all'allestimento di laboratori scolastici, laboratori di fisica, laboratori di chimica, cioè in cui i ragazzi dovevano lavorare appunto sulla schedatura di materiali e sull'allestimento dei laboratori stessi, e ci ha chiesto di dare una mano per la parte diciamo di monitoraggio dell'attività, e quindi abbiamo cominciato ad accostarci a questo mondo. E poi un'altra occasione si è presentata quando Federica, appunto, che si è laureata al Quasar, oltre ad essere laureata in psicologia, il Quasar è un... piccola realtà universitaria. Poi la racconterà Federica, gli è stato chiesto di tutorare un gruppo di studenti per l'alternanza scuola-lavoro all'interno del Quasar. Allora abbiamo messo su una piccola esperienza monitorata che vorremmo appunto discutere e analizzare per poterne affrontare altre meglio nei prossimi anni. Quindi do la parola a Federica, che ci ha i riferimenti teorici, sono quelli del Theological Learning Approach, che conosciamo tutti e che abbiamo ampiamente, comunque siccome la cosa è registrata e qualcuno potrà vederlo, diciamo che il Theological Learning Approach è un framework teorico che ci deriva dai nostri colleghi finlandesi Paola e Hakkarainen, e che vede appunto nell'apprendimento come un risultato non soltanto di un apprendimento dentro la propria testa monologico o dell'apprendimento tramite la partecipazione e il dialogico, insomma l'apprendimento dialogico, ma fondamentale per l'apprendimento, per la creazione di comunità, per l'apprendimento è la terza parte, il terzo lato del triangolo, cioè l'oggetto, la costruzione di un oggetto che sia significativo, e che sia importante per i ragazzi stessi e che sia utile per la comunità. Quindi su questo abbiamo voluto basare il nostro allestimento di queste esperienze, cercando anche, per ora ancora in modo un po' primitivo, di allestire, cioè i sei principi dell'approccio teologico, di allestire un'attività che possa mettere in atto i sei principi dell'approccio teologico, come appunto vi dirà Federica. Allora, buongiorno a tutti. Quindi l'obiettivo di questo contributo è proprio quello di raccontare l'esperienza di progettazione di questa attività di alternanza scuola-lavoro in cui ci siamo trovate all'interno. Il nostro intento è stato quello di costruire un percorso che facesse leva appunto sullo sviluppo di tutte quelle competenze che possiamo definire altre purtroppo da quelle che tradizionalmente i ragazzi sono abituati ad acquisire a scuola. Un percorso che facesse costruire, come prima accennava la professoressa Cesareni, oggetti autenticamente reali, spendibili poi nella futura professione di questi ragazzi.
allestendo, diciamo, tutto il percorso di attività di alternanza, ci siamo anche preoccupate di monitorarne un po' l'andamento, facendoci delle domande di ricerca, per ora molto semplici, appunto molto primitive. Ci siamo domandate se fosse possibile osservare un cambiamento nella percezione che gli studenti hanno avuto del possesso delle competenze indagate, e quali idee, aspettative e come queste sono cambiate nel corso del tempo, dall'inizio del percorso alla fine. Allora, è importante un po' inquadrare il contesto in cui ci siamo mosse e anche il motivo per cui siamo entrate in questo contesto organizzativo e formativo. E, c'è stato un accordo tra questa piccola realtà universitaria, che è importante sottolineare che è molto piccola, che eroga soltanto 3 corsi di laurea, è un'università privata e che si è lanciata per la prima volta in questo percorso di alternanza scuola-lavoro, e per questo ha coinvolto direttamente la direzione scientifica dell'istituto e ha chiamato, non per fama ma soltanto perché mi conosceva, me come tutore esterno dell'alternanza, perché appunto sapevano di questa mia doppia veste da progettista architettonica e da psicologa dell'educazione. Quindi il Quasar ha stipulato questo accordo con quest'altra realtà di scuola secondaria, che territorialmente sono anche molto vicine tra loro, del liceo Ripetta, e appunto che in questa sede sono stati coinvolti 62 studenti provenienti da 3 classi quinte. Come sapete, il liceo artistico ha 3 curricula, e questi 62 studenti facevano riferimento a tutti e 3 curricula, cioè il curriculum di progettazione architettonica, di design del prodotto e di grafica. E questi sono stati diciamo seguiti da 3 docenti delle 3 materie dei loro curricula. Inizialmente era stato stipulato un accordo di 32 ore di progetto di alternanza, però poi in progress si sono evolute in 60, perché essendo ragazzi del quinto non potevano essere ammessi agli esami se non avevano finito le ore di alternanza, per cui ci è stato chiesto di allungare il percorso. È importante dire che siamo stati tutti i tutor e tutti i docenti sono stati sempre presenti nelle ore di alternanza scuola-lavoro, quindi questo ha permesso un lavoro molto più fluido per tutti. Allora, cercherò di spiegare brevemente come abbiamo, diciamo, disegnato l'attività. Abbiamo scelto una modalità operativa di tipo workshop interdisciplinare. Workshop perché all'inizio abbiamo pensato che la richiesta che dovevamo fare ai ragazzi di una progettazione di uno stand potesse essere molto difficile da fare in poche ore, per cui l'abbiamo chiamato proprio workshop, perché pensavamo fosse un qualcosa di molto estemporaneo. E interdisciplinare perché abbiamo scelto di suddividere i ragazzi in 10 gruppi di lavoro, gruppi misti, perché ogni gruppo raccoglieva 2 studenti del curriculum di grafica, 2 del curriculum di architettura e 2 di design del prodotto. Questo perché, insomma, come ci dice il secondo principio del Tralogico, volevamo far sì che le pratiche fossero contaminate, che quindi le competenze andassero in maniera trasversale e in tutti i loro curriculum, per andare a solleticare, diciamo, quella che è l'interazione e l'agency collettiva, che poi si ripercuote sull'agency individuale di ogni studente. Cosa è stato chiesto però di fare ad ogni gruppo di lavoro? È stato chiesto di progettare, di fare un progetto integrato di uno stand per la Fiera di Roma. Cioè, un progetto architettonico integrato, che cosa significa? Significa che si costruisce fisicamente il progetto di una stanza in cui non solo si rende conto di come si partiscono le partizioni interne, su come si modula la luce, ma anche sui grafici dovevano intervenire per dire quali sarebbero stati i font da utilizzare, quali volantini da dare agli eventuali visitatori, e il tutto ipotizzato per una manifestazione di un complemento d'arredo di un'azienda esistente. Abbiamo scelto di far scegliere ai ragazzi una tra le 3 aziende del Made in Italy, del design Made in Italy più importanti italiane, tra la Carta, la Lessi e Danese. Questo perché, appunto, per rifarci al primo principio, che è quello di far costruire ai ragazzi degli oggetti che siano autenticamente dotati di significato e che possano essere realmente utilizzati da altri. Per questo, dal momento che
i ragazzi, la maggior parte dei ragazzi hanno scelto l'azienda Cartel, alla fine del percorso sono stati invitati due responsabili dell'azienda per far visionare i lavori e per eventualmente tener conto di questi lavori per le successive manifestazioni fieristiche che la Cartel abitualmente fa, come il Salone del Mobile o altri eventi. Allora, abbiamo suddiviso le attività in cinque fasi. Nella prima fase c'è stato un avvio iniziale in cui abbiamo dato ai ragazzi il brief e abbiamo diciamo prontamente somministrato il questionario in cui abbiamo rilevato le loro aspettative sul percorso che sarebbero andati a fare e abbiamo formato quelli che sono stati i gruppi di lavoro. Trattandosi di persone provenienti da tre classi differenti che pur provenendo dalla stessa scuola non si conoscevano, i gruppi non si sono formati spontaneamente ma sono stati formati dai docenti col nostro aiuto. C'è stata tutta una fase di inizio dei lavori in cui c'è stato il vero inizio dei lavori interdisciplinare e qui è importante sottolineare il modo in cui hanno lavorato questi ragazzi. Allora, trattandosi di studenti cosiddetti creativi, di discipline cosiddette creative, per loro è stato molto importante l'approccio carta e matita, per cui hanno dovuto disegnare per finalizzare le loro idee, anzi per inizializzare il loro concept, ma quello che abbiamo chiesto loro anche in questa fase iniziale è stato quello di cominciare ad allestire una scheda descrittiva in cui la loro primissima idea, il loro primo concept, fosse esplicitato in parole e quindi abbiamo scelto di far scrivere loro 150 parole per fingessero da fil rouge per tutte queste tre discipline che inizialmente i ragazzi ci avevano già mostrato una loro difficoltà nel farle convergere. Quando abbiamo in fase di brief iniziale, per esempio, i ragazzi ci dicevano: ma come fa il grafico a lavorare con l'architetto? Com'è possibile? Per cui diciamo che il nostro tentativo è stato quello che la nostra ipotesi, insomma, il nostro intento era quello di, facendo scrivere a parole questo, la vostra idea iniziale, potete in un qualche modo legare le vostre competenze. E queste prime 150 parole con i primi schizzi di concept sono stati presentati in plenaria in una primissima presentazione che poi ha subito revisioni su revisioni e questo va a conciliare con il quinto principio del trilogico, per cui la reiterazione e la riflessione porta sempre a un miglioramento del prodotto, per convergere poi in una presentazione finale in cui è stata dedicata loro una giornata in cui sono stati appunto invitati due rappresentanti della Cartel, in cui ogni gruppo ha potuto presentare il proprio progetto facendo vedere il modello, anche il modello cartaceo che avevano elaborato, e nonché tutte le tavole tecniche. Vi faccio vedere brevemente. Uno, ve ne faccio vedere perché ce ne sarebbero 10, ma credo non ci sia tempo. Queste sono le schede tecniche che hanno elaborato, dovevano allestire uno spazio di 8 metri per 8 e il loro concept, il concept di questo gruppo era quello di allestire una grotta in cui facesse rilievo la sedia famosa della Carter, di Philip Stark, la Ghost, non so se la conoscete. Queste sono tutte le tavole tecniche in cui hanno scelto appunto i materiali delle pareti, questo è il lavoro dei grafici, il modellino che hanno anche portato fisicamente in quel giorno della presentazione. Allora, questa è stata un po' la nostra esperienza, poi siamo andati a rilevare un po' le opinioni degli studenti. Allora, per vedere il cambiamento della percezione che gli studenti avevano rispetto alle competenze indagate, abbiamo utilizzato il Contextual Knowledge Practice Questionnaire, che è un questionario composto da 27 item che fanno riferimento alle 7 scale riferite ai principi del trilogico. Sono stati rilevati 55 questionari in entrata su 62, per cui il 90% e 56 in uscita, su cui sono state poi condotte delle analisi sul confronto delle medie e una via.
Per quanto riguarda invece le idee e le aspettative dei ragazzi e come queste sono cambiate dei ragazzi rispetto al percorso di alternanza, abbiamo somministrato loro a corollario del questionario delle domande aperte e abbiamo condotto 3 focus group per un totale di 9 partecipanti. Su queste sono state fatte delle analisi qualitative e analisi delle frequenze. Allora, per quanto riguarda la percezione delle competenze di knowledge work, vediamo che i ragazzi già inizialmente si sentivano molto competenti rispetto a tutte le scale. Nonostante questo vediamo comunque un aumento della loro percezione, anche se non significativa, se non nella scala dell'autonomia. Questo per noi è un dato rilevante perché l'interpretazione che ne abbiamo fatto è che soprattutto nei lavori cosiddetti creativi, il lavoro di gruppo di pochissimo, sì. Sì. Sì, l'autonomia aumenta in modo significativo e questo ci fa un po' pensare, nel senso che ci ha fatto riflettere sul fatto che i lavori cosiddetti creativi fuggono dalle volte ai lavori di gruppo, perché la creatività è sempre vista come qualcosa di molto individuale, di molto proprio, non si condivide mai, soprattutto proprio da architetti, grafici e da designer, per cui è anche la cultura che dietro questo c'è e quindi che i professori portano rispetto a questo modo di pensare. Per cui il fatto che lavorando in gruppo ci sia un miglioramento rispetto alla propria percezione di autonomia del lavoro è un dato che ci ha fatto riflettere e che ci fa sperare nelle prossime ricerche in altri risultati simili. Rispetto alle aspettative, inizialmente i ragazzi pensavano di acquisire delle competenze generiche sul lavoro, dicono che sono state rispettate, idem qui, anche se ci dicono di aver imparato, alla fine dell'esperienza, di aver migliorato ed imparato a lavorare in gruppo, cosa che loro mi hanno poi detto nei focus group non avevano quasi mai fatto, soprattutto in gruppi misti. Allora, nei focus group cosa mi hanno detto? Mi hanno detto che i punti di forza di tutto il percorso, secondo loro, sono stati l'attinenza del percorso al loro percorso scolastico, perché mi hanno raccontato di molte esperienze di alternanza che non sono state gradite perché non c'entravano niente rispetto al loro... Ok. La collaborazione che è stata messa in gioco nei lavori di gruppo, il lavoro interdisciplinare, l'organizzazione molto metodico delle attività che durante le altre attività non era, nella loro percezione non era stato mai fatto, e il loro coinvolgimento attivo. Cioè, mi hanno letteralmente detto: io mi sono sentito coinvolto, nessuno mi aveva mai chiesto la mia opinione, non mi aveva mai chiesto nulla, mi aveva mai chiesto di fare nulla, avevo solo guardato e ricevuto passivamente. I punti critici che hanno sottolineato rispetto all'organizzazione oraria, perché insomma loro si sentivano molto stanchi il pomeriggio a dover andare in un altro posto. Insomma, questo è il quadro insomma di questa primissima esperienza che abbiamo avuto, diciamo che può in nuce nascondere altre che è una buona base per una prossima progettazione sicuramente più accurata e in cui diciamo possiamo anche contare sulla familiarizzazione degli attori coinvolti in questa esperienza per allestire nuovamente un design migliore e per monitorarne in maniera molto più accurata con la ricerca tutto. Grazie.